Ben trovati con Zoom, l'approfondimento di Sesta Rete. Siena, durante il 2017, ospita e propone al grande pubblico opere, capolavori, bellezze di una terra ferita. La città, come una madre, protegge e custodisce temporaneamente queste opere scosse dall'ultimo terremoto che ha devastato l'Umbria e il centro Italia. Nella cripta sotto il Duomo di Siena e in Santa Maria della Scala sarà possibile in alcune date vedere questi capolavori simbolo di una bellezza ferita. Il 24 agosto 2016 un forte terremoto ha colpito il centro Italia. Il 26 e il 30 ottobre un'altra scossa sismica ha ferito Norcia e il territorio circostante. La Basilica di San Benedetto, la Concattedrale di Santa Maria Argentea e tutte le chiese della città e dei dintorni sono state distrutte. I monaci, insieme a tutta la popolazione, si sono messi a pregare in ginocchio nella piazza, davanti alla statua del santo che ha fondato l'ordine benedettino. A seguito del sisma, la Protezione Civile, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e la Sovrintendenza Archeologica delle Belle Arti e del Paesaggio dell'Umbria, insieme con l'Ufficio Beni Culturali dell'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, hanno provveduto alla messa in sicurezza delle opere d'arte del territorio. Alcuni di questi capolavori, stipati nei depositi, saranno nuovamente mostrati al pubblico per raccontare la ferita, quella ferita maledetta subita dal patrimonio culturale nella zona di Norcia. Le opere colpite dal terremoto a Norcia e negli altri paesi e comuni dell'Umbria e del centro Italia quest'estate e questo autunno rivivono qui a Siena, qui a Santa Maria della Scala e al Duomo. È una mostra documentale quella che noi abbiamo proposto al pubblico. Le opere sono così come sono state recuperate dai Vigili del Fuoco e quindi alcune di queste sono purtroppo come il terremoto ce le ha restituite, altre sono qui in tutto il loro splendore. È una testimonianza che serve a farci capire il valore dell'arte nella vita di tutti quanti i giorni e quando purtroppo accadono sciagure come queste, tutto questo si perde. Noi tentiamo di farlo rivivere qui. Thank you.
Le opere appartenenti all'arcidiocesi di Spoleto-Norcia, che riportano le numerose ferite provocate dal recente sisma, sono state ospitate dalla città di Siena e protette all'interno delle sue viscere, nella cosiddetta cripta sotto il Duomo, dedicato alla Vergine Maria, e nel percorso di Santa Maria della Scala, luogo principe dell'accoglienza dai pellegrini agli infermi, dai bambini abbandonati fino agli indigenti senza cibo e senza tetto. L'allestimento prevede un itinerario attraverso i capolavori prima custoditi all'interno di basiliche, santuari e pievi del territorio. Una serie di video concessi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e materiali fotografici di fotoreporter locali permetteranno inoltre la visione delle fasi di recupero delle opere dopo il terremoto. La cripta del Duomo di Siena sarà aperta tutti i giorni fino al 29 ottobre 2017 per mostrare al pubblico i tesori di Norcia sottratti alla furia del terremoto, mentre Santa Maria della Scala rimarrà aperta tutti i giorni di gennaio tranne il martedì, dopodiché nel mese di febbraio sarà aperta il sabato e la domenica, e da marzo fino al 29 ottobre 2017 sarà possibile visitare la mostra La bellezza ferita tutti i giorni negli orari di apertura del complesso di Santa Maria della Scala, tranne la prima metà del mese di marzo e l'ultima metà del mese di ottobre, in cui il martedì resterà chiusa la stessa mostra. Questo progetto permette la presentazione del territorio di Norcia e delle sue opere a un pubblico vasto, che ogni giorno raggiunge la città di Siena, facendo conoscere al turismo internazionale la drammatica realtà delle zone terremotate, ma anche il forte orgoglio civico del popolo che le abita. I promotori e gli organizzatori della mostra hanno destinato un contributo economico all'arcidiocesi di Spoleto-Norcia per le fasi di restauro e di ricostruzione. Il progetto intende far conoscere la ferita che ha colpito la popolazione del territorio e il grande patrimonio culturale umbro e intende così sensibilizzare la popolazione e tutte le istituzioni a elargire contributi di restauro e di sostegno alle popolazioni colpite dal sisma. L'opera della metropolitana ha voluto intraprendere questa iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica su quello che è il problema che ha colpito con il sisma dell'estate scorsa è la zona di Norcia in particolare e dell'Umbria tutta, oltre il Lazio e le Marche. Abbiamo voluto cercare di ospitare un numero più elevato possibile di opere d'arte rinvenute sotto le macerie all'indomani del terremoto, grazie ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile che hanno reso possibile questi recuperi, e mostrarli ai turisti che potranno venire qui a Siena a vedere quanto è aperto il cuore della città, perché questa è un'iniziativa che non è soltanto portatrice di immagine per la nostra istituzione, ma per tutta la nostra città, che dimostra la sua solidarietà per chi ha più bisogno di noi in questo momento. Thank you.
Arrivederci alla prossima puntata di Zoom, l'approfondimento di Sesta Rete.